Ciao a tutti, in 2 minuti di Mambo ripercorriamo la lunga storia che lega il Museo Bolognese alla mitica Fondazione Sandretto Arrabaudengo di Torino. Una storia che comincia ben prima dell'arrivo della Sabauda a Torino, la grassa Bologna del bel Lorenzo Balbi. Comincia nel 98 quando la sottoscritta e Elena Stradiotto intraprendono il loro percorso come mediatrici museali all'allora appena nata sezione didattica della GAM. Elena è ora responsabile del Dipartimento Educativo della Fondazione Sandretto. Io lo sono stata per molti anni qui a Bologna. Abbiamo avuto colleghe fantastiche, fra poco ne conoscerete almeno due. Siamo persone professioniste unite dall'amore per l'arte, per i linguaggi artistici, per le pratiche artistiche, fin dai tempi dell'università, fin dai banchi della scuola, quando Leon Battista Alberti parlava dell'opera d'arte come di una finestra aperta sul mondo. Una finestra e questa idea di guardare il mondo dalla finestra in questi giorni ci è parsa quanto mai attuale e molto vicina alla situazione che stiamo vivendo. E quindi l'arte, gli artisti e le opere come finestre salvifiche aperte su dei possibili altrove per poter ancora desiderare. Quattro finestre, quindi questa è la mia. La prima finestra sono le profondità del piacere di Magritte. Il piacere della pelle nuda alla luce della luna, il piacere semplice di un bicchiere d'acqua e dello sguardo a perdita d'occhio sul mare, una distesa d'acqua che è anche inconscio, che è pensiero liquido e piacere anche di una solitudine profonda e consapevole. È un mare in cui può essere dolce naufragare, ma anche chissà, magari tuffarsi, un mare che riflette il cielo, e così lascio la parola a Ilaria, Elena e Francesca. Grazie. La finestra è una fonte di luce naturale, luce che entra nelle nostre case, è cornice, è soglia aperta, è un limite se viene chiusa o sbarrata, o un filtro se velata. Comunque sempre un varco tra l'interno e l'esterno, tra lo spazio intimo della casa che abitiamo e lo spazio della città, pubblico. Ho appeso alla mia finestra questo trampolino, un'installazione della coppia di artisti Elgrin e Draxet, una struttura impotente, inutilizzabile. È stata installata nel 2015 a Punta dell'Agodogana. Infatti, oltre il vetro che taglia visivamente a metà l'asse del trampolino, vediamo estendersi la laguna, un tratto di cielo, una sorta di fuga impossibile. E in questo gioco del ricalco, l'immagine dialoga con la realtà, con la casa di fronte, con il balcone, con la pianta. E se mi disegnassi qui, in punta dei piedi, pronta per il tuffo, una sorta di proiezione verso il futuro, un esercizio di osservazione e di immaginazione. Nel 1974 Luigi Ghirri decise che avrebbe scattato una fotografia al giorno per tutto l'anno proprio al cielo. Ne è nata così una grandissima serie divisa in 12 pannelli, uno per mese, intitolata Infinito. E il titolo di quest'opera è proprio questo, sia per il soggetto, il cielo, che di fatto è infinito, cioè senza confini, ma anche per la natura del lavoro che avrebbe potuto essere portato avanti per molti più anni. Allora ho scelto quest'opera in questi giorni domestici perché ogni mattina apro la finestra, guardo in su e vedo ogni volta un cielo differente, delle composizioni sempre uguali e sempre diverse e quindi infinitamente mutevoli. Per la fotografa americana Nan Goldin, l'autoritratto è un modo per ritrovarsi, per guardarsi dall'esterno con una distanza e riprendere confidenza anche con le sue stesse fattezze, per esempio nei momenti di sofferenza. Ho letto in un'intervista che per un lungo periodo ha lasciato gli Stati Uniti e si è trasferita a Parigi e ha vissuto in isolamento, chiusa nel suo appartamento senza vedere nessuno, dedicandosi a una serie di autoritratti. Nella foto che ho scelto c'è lei, sdraiata sul letto, vestita di blu sopra un lenzuolo blu, che guarda dalla finestra con uno sguardo sereno. Fuori le fronde degli alberi e come simbolica soglia, proprio sopra la sua testa, la traccia,
che nel titolo lei chiama ombra, del corpo di un uccello che si è schiantato contro il vetro, morendo impicchiata con le ali spalancate. Ed è spalancata la finestra sotto cui lei si posiziona, non in piedi, neanche seduta, ma sdraiata, al tempo stesso comoda e scomoda per l'esigenza di allungare il collo per guardare fuori, come accontentandosi però di una visione parziale, il gomito che la sostiene, un pezzo di calorifero, e sopra di lei quell'ombra, quella traccia, che sembra scolpita nel vetro. Nelle sue parole, fotografo me stessa nei momenti di difficoltà o di cambiamento, per cercare di affrontarli. Farsi degli autoritratti diventa un modo per aggrapparsi a se stessi.